dopo il padre dell'intelligenza artificiale, Marvin Minsky, che aveva partecipato a Bergamo Scienza nel 2006, quest'anno il compito di fare il punto sulla ricerca nel campo delle scienze cognitive e del funzionamento della mente umana è stato affidato al filosofo Daniel Dennett, che non ha avuto timori a confrontarsi con una domanda particolarmente complessa e controversa. Cosa è la coscienza? Da 50 anni gli scienziati hanno capito che il vecchio dualismo tra mente e cervello è falso. In effetti, la mente è il cervello, ma è difficile spiegare perché. Il mio lavoro consiste nel cercare di spiegare le ragioni per cui la mente e il cervello sono la stessa cosa. Mi riferisco alla teoria totalmente materialista e naturalistica della mente che, secondo me, è possibile ma richiede alcuni passaggi sorprendenti. Molte persone, e perfino molti scienziati, sono scioccati da questi passaggi. Ritengo che sia mio dovere spiegare loro che è necessario azzerare e riformulare il tradizionale modo di pensare. Tutto ciò non solo è possibile, ma permette anche di sviluppare una teoria estremamente interessante ed eccitante della coscienza. Bisogna stimolare l'immaginazione. Molta gente ha paura di immaginare, ha paura dell'immaginazione. Queste persone temono che la coscienza possa dissolversi nel nulla. Ovviamente la coscienza esiste, ma non è quello che si pensa generalmente. È qualcosa di differente. Our brains are in constant upheaval. I nostri cervelli sono in costante agitazione perché cerchiamo continuamente di predire il futuro. And there are sub units, sub assemblies that are. In questo processo si sviluppa una sorta di competizione tra le varie parti del nostro cervello. Una competizione per prendere il controllo del nostro comportamento. Solo quelle parti del nostro pensiero che riescono a sopravvivere abbastanza a lungo da essere registrate nella nostra memoria diventano coscienti. Ecco cos'è la coscienza. Semplicemente il frutto di un processo competitivo tra varie parti del nostro cervello. Un processo che avviene in continuazione quando siamo svegli.